Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 18° episodio della serie NG su Farming Simulator 2015. Oggi è il giorno della Befana, in teoria, sì, l'Epifania. E questo video esce il giorno consecutivo, sempre della stessa serie. Cioè, in teoria, do 2 giorni, stessa serie. Come vedete, il fente è un po' sporco e adesso andiamo un attimo a sistemare i rotoli qua di filo per l'imballatrice, perché ho detto già che li abbiamo li prepariamo. Adesso mettiamoci qua. Oggi andiamo a trebbiare, come mi avete consigliato. Ho trebbiato un po' io e poi vi farò vedere. Allora, con C, no, con la X prendiamo un rotolo. Andiamo qua, vi ho già fatto della presentazione. Con la B, scusate, la B non c'entra nulla. Allora andate qua, con la X l'ho posizionata all'interno. Prendete un altro X e X e un'altra volta X. Adesso qua direi che si può chiudere. Questo qui non ci dice quant'è, no? Peccato. Ah, l'89%, ok. Adesso in teoria qua non ci lascia metterli. Proviamo a vedere. Proviamo a aprire questo, ma in teoria non ci lascia proprio. Vabbè, fai nulla. Lo lasciamo qua, qui richiudiamo. Adesso questi qui dov'è che li mettiamo lì? Dai vitelli. Qua. Adesso vediamo un attimo cos'è. Sgancio tutto. Ok. Ed ora andiamo a vedere le nostre trebbie. Utilizzeremo le due trebbie, vedete non c'è più neanche l'altra, e quattro trattori con i carri. Appunto per i carri, ecco i due Fliegel ho scaricato. Guarda, ti faccio vedere qua, ho messo l'hip trigger, adesso non mi ricordo più il nome, ho fatto qua un mucchietto. E questo qui l'ho svuotato tutto, un po' qua, un po' dagli altri beef. No, aspettate, non ho fatto partire il cronometro. Vabbè, al massimo dura un po' di più. Volume al massimo. Ok. Allora, noi cos'è che volevo dire? Ah, vi faccio vedere. Andiamo direttamente su. Eccolo qua. Ho comprato un nuovo camion. Ho venduto l'altro. Mi sono preso questo qua, versione un po' agricola. E con il curse play andremo a trebbiare il campo. Sto qui è al 48. In teoria sì, è bello grande. Tanto l'ho diviso un po' e facciamo partire la trebbia. In teoria va tutto in automatico. Allora qua questo e poi dov'è che è? Richiediamo l'autista. In teoria dovrebbe arrivare al mano, ok. Tanto noi andiamo a vedere i carri. Sul Deus, eccolo. Utilizzeremo il Deus e il. Aspettate, faccio vedere. Lui arriva qua, ho già registrato di tutto il percorso. Adesso qui va un po' piano. Dovrebbe andare. Ok. Poi giù in fondo, non so come ha fatto prima, ma si è sistemato. Qui tra l'altro c'è l'acqua. Guardate. Ecco lì c'è l'acqua. Ci bagniamo la paglia, vabbè. Adesso spero che non si blocchi. No, non blocca. Ok. Possiamo passare su il nostro. Ah, poi qui c'è l'altra trebbia che ho usata per trebbiare. Questo campetto e questo. Allora, questo qua era frumento, questo qua era orzo. Poi andremo a trebbiare altro, soltanto che non voglio farla iniziare perché è quasi piena. Dov'è che è? Eccolo qua. Adesso.
aspettate. Fatto tutto un giro di mezzi, ma non ci serve. Allora, rimorchi, faccio vedere, non ne abbiamo proprio più. Abbiamo soltanto due di questi, questo. E nelle mod abbiamo il... Com'è che si chiama? Se mi ricordo, lo Zorze. Adesso, scusate ancora. Ok, vendiamo prima questi due. Come potete vedere, questo qua si è nascosto perché è un po' timido. Ho voluto nascondersi dietro le tavole. Guarda poi te, un Fliegel 21.000 l'uno, ok. Dai. E volevo comprarmi, risparmiando un po'. Allora, questo qui, poi vediamo con chi metterlo. Ecco, ho aggiunto gli Hoskin. I Kaweco penso che li sostituirò e useremo questo. Poi ho aggiunto il Fortuna, che è uscito una settimana fa, circa, o due, che costa un po' troppo. E poi Ravizza, mi avete detto. Io mi compro subito un Ravizza, eccolo qui, e poi questo qui nero, sì, dai, nero. E guardiamoli un po'. Adesso fatemi un po' vedere, ma direi che boh, guarda un po' io con chi metterli, come sistemare i mezzi. E poi mi serve anche una zavorra per il Fendt. Questa qua sta bene. Ok, io adesso li metto un po' insieme. Guardo quale, se il Deus sta meglio con il Ravizza o con l'altro. E poi ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, stiamo per arrivare in campo. Però qui vedo che sta arrivando il Lamborghini. Quindi direi di rallentare un po' e spostarci sul lato. Tanto c'è dietro il Deus. Ecco, ho deciso di abbinarli così, dato che creazioni di Ago sono veramente fatte bene e messe insieme. Adesso se passa il Lamborghini, tanto lì vedete è andato il man. Ok, aspettate. Magari diamogli un po' più velocità. 20, diamo 25. 30, dai. Siamo bravi. Adesso riprendiamo. Con il nostro fan, ecco, come vedete ho tolto il traffico, altrimenti è un macello su sta mappa. Già ci sono i fossi che rompono, quindi man sta slittando. E vabbè, slitta poi. Cioè, intanto vado a far scaricare la trebbia e poi andiamo a sistemare il man. Poi qui devo crearmi un percorso, non so, magari lo faccio off camera, poi si vedrà. Sto ecco, sto campettino qui è proprio piccolo, ma ok. Cosa passi lì? Sto Deus qua non lo vedrete ancora per tanto, però vi avviso già, a breve se ne andrà. Ci prendiamo qualcosa di molto ma molto meglio. Ok, sblocchiamo questo. No, non così, ma CTRL F. È la follow me che ho utilizzato. Guardate, il Ravizza si sporca veramente in fretta. Soltanto per il trasporto è già diventato sporco. Allora andiamo. Ancora. Vabbè. Ok. Andiamo un po' a vedere. Non devi andare qui tu, Ecco la pecca di questo camion, che non ha gli specchietti, altrimenti era perfetto. Adesso vediamo cosa ci fa il course play. In teoria va lì sotto. Ma prima non è andato a soccorrerlo. No. In teoria dovrebbe andare, sì. Fatemi dare un'occhiata al man per vedere se il percorso è fatto bene. Allora, spero di sì, perché altrimenti non ho voglia di rifarlo. Lo svuoto io. Viene qua, bravo, scarica. Perfetto. Perché ho utilizzato il pick up, quindi non ero sicuro che andasse tutto bene. Allora, eccoci qua. Saliamo sulla trebbia. Allora, qui cosa ho schiacciato? Ok. Lì vedete c'è anche il nostro amichetto New Holland. Lo
Allora, qui non abilitiamo la paglia che ci ha portato qua la lama, ecco. Non mi ricordo più per cosa l'ho usata. Vedete, gli ho tolto le forche e gli ho lasciato poi sul caricatore, che intanto. Invece questo campo qua è quello che ho trebbiato io l'ultima volta off camera. Allora, visto che dopo fa danni il trattore, mi facciamo fare il giro da questa, la trebbia. No, facciamo fare proprio il giro. Qui anche course play è un po' un casino, però in teoria dovremmo farcela. Tanto lei va. Per curiosità, passiamo un attimo qui sul man. Vedete, si sposta di fianco. Non ho neanche visto come fa. Però vabbè. Sì, vedete, due carri sotto la trebbia sono più che ottimi. Trebbia quant'è? Perché si riempie molto velocemente. Adesso devo studiarmi un po' qui come fare. Beh, io direi di metterli sotto questo percorso qua. Li porto fino a lì e poi si arrangia. Allora, velocità su strada 30, 25, li avevo dato agli altri e poi l'avevo già preso, aspettate. Ok, svuota presso il deposito e questa qua è la class lection. Ah, esatto, questo qui non funziona con il course play. Vabbè, lo usiamo noi questo. Perché non so se è il course play o proprio il trattore. Adesso vediamo un po' cosa ci sta combinando. Sta slittando. Ok, sarà qui. No, gli ho dato troppa velocità. Beh, lì è vero. Vediamo un attimo se funziona. Punto più vicino. Vabbè, punto più vicino dovrebbe essere questo. Vediamo un po'. Si era troppo veloce. Fa nulla, dai. Allora, la trebbia è messa 48, ok. Andiamo poi dietro. Andiamo noi dietro al. Già, è vero che. Me l'ho proprio dimenticato. Adesso sta qui cosa fa? Al massimo gli mettiamo qua un altro mezzo e noi portiamo il Fendt. Rimorchio l'avrete già notato, ci c'è in giro da, non voglio dire una cazzata, però dall'inizio del 2015 circa, cioè dalla primavera per sicurezza. Aia, dai, dai, che magari riesco a fargli far manovra così. Cioè, si riempie veramente in fretta. Tanto la trebbia mi sta trebbiando me, non il campo. Dovremmo fare un reclamo alla classe. Ok, si può andare. Ah, qui la velocità. Adesso non mi ricordo più cosa si deve fare per il fan con il course play, però se al massimo lo sapete scrivetemi nei commenti, perché non avevo sentito, però non mi ricordavo più. Perché se faremo trinciato ci servirà. Comunque lì c'è qualche intoppo. Ah, il mane è pieno, mi sa. Sì, è pieno. O no? Ah, deve tornare indietro, ok. Tutto il procedimento che
il giretto che gli ho detto di fare, quindi ottimo. Allora io riempio questo, poi vado a scaricare. Questo qui è orzo. Adesso non mi ricordo più bene, però mi pare che tiene sui 38.000 litri questo. No, aspettate, forse 40. Allora, se riesco a tenere una visuale e a farmi caricare l'orzo sul tratto, sul rimorchio, sono più che contento. Adesso, ti pareva? Vabbè. Comunque, come azienda si sta allargando un po' adesso con rimorchi, trattori e tutto. Sta diventando notte. Aspettate. Ah no, no, non era ancora pieno, sto dicendo. Vediamo un attimo noi la trebbia. Poi dopo mettiamo sotto la trebbia il Deutz con il Ravizza. Allora, per chi non lo sapesse, il Ravizza è quello di Vitale Marcolussi convertito per il 15 da Gianlu Farmer, mentre questo qui è il Randazzo, ecco, di Ago, non mi ricordo più la marca. Allora, qui gli diamo avanti e indietro, ok. Mentre questo qui è sempre stato convertito da Gianlu Farmer ed era di Vitale Marcolussi nel 13, mentre questo Manestat è un edit di un Molder non, ceco, mi pare, cecoslovacchia. Che cosa ha combinato? Beh, sto pezzettino qua non gli faccio fare la paglia. Intanto, ma sì, dai. No, però glielo facciamo fare dall'altra. Ok, adesso trovare il trattore, eccolo qui. Per ora prendiamo questo e lo mettiamo. Impostiamo un po' come il percorso che deve fare. Allora, 30, 25. Percorso sto qua. Svuota trebbia, carica pezzo deposito, ok. Dobbiamo dargli anche il nome della trebbia, che è la Class Lexion. Questo campo qua c'è un po' troppa erba, però. È bella che c'è l'erba, però un po' troppo. Questo qui invece 38.000 litri tiene. Un bel bestione. Anche se secondo me terrebbe di più. Non so, però. No, fermo percorso. Ti mandiamo dopo dalla trebbia. Intanto, cosa ho preso dentro? Ah, sì, è così il terreno. Adesso. Allora, no, non sto dicendo cosa è successo giù al cosplay, nulla. Dopo dovremo anche spostare la trebbia, però è una zona dove andremo noi perché non è bellissimo. Però se ecco come siete come me che avete problemi in connessione, il cosplay ve lo consiglio perché certe volte sì, dovete star lì un po', però vi rende le cose un po' più realistiche. A parte quando viva al mezzo nel campo, ecco. O nei fossi. Bene, nei fossi può capitare, però non è che vai in mezzo al prato a aspettare che ti scarica la trebbia. Tanto che la trebbia si sta sporcando. Ha una texture un po' di polvere. Molto bella, sì. Allora, velocità gli diamo 10, però va a 12 questo. Vabbè, dai. Già mi ero proprio dimenticato del crossplay che non funzionava. Vabbè, dai. Fa niente. Tra l'altro, volevo dirvi una cosa, ovvero che
dei video, mi pare che ve l'ho già detto, che probabilmente i video adesso li farò principalmente in single player, ma proprio esclusivi. Sì, non sempre, sempre, magari può capitare una volta in un mese che vado in multi. Perché con questa connessione, poi adesso la scuola e tutto, un po' per lavoro i miei, così non si riesce a giocare. E poi dopo devo caricare il video, quindi non avrete più un video al giorno, così come adesso. Quindi è per quel motivo lì. Video in multi mi sa che per un po' basta, a meno che a breve cambio linea e dopo lì sì che. Aspettate un po' che qua cosa ci combina. Come ha fatto ad arrivare qua? Boh. No, ah, qui avevo diviso io il campo. Adesso qua trebbiamo un po' e direi che si potrebbe fare una bella carovana con tutti i mezzi pieni. Quindi io sospendo un attimo il video e poi ci vediamo dopo per la carovana dei mezzi. Ecco, dai, facciamo così. A dopo. Ok, ragazzi, abbiamo finito di trebbiare un po' tutti i campi. Allora, ho trebbiato questo qua. E adesso, come vedete, la ravizza si sporca veramente in fretta. Proprio una cosa spettacolare. Peccato appunto per dietro. E poi ho notato la parte sotto di parafanghi, che in teoria si sporcherebbe di più, però vabbè. Adesso noi prepariamo la ravizza che è all'86%, neanche tutto pieno. Lo mettiamo qua. Allora, percorso è questo. Usiamo il percorso. Ok, questo qui è partito. Sì, qui li ho già preparati io. Basta usare il percorso, loro vanno. Eccoli lì. Adesso noi saliamo su quello sul Fent. In teoria continuerà a uscire che nel traffico, però vabbè, pensavo che da più vicino si bloccava, invece no. E se lo lasciassimo andare davanti? Dai. Solo questo però. Vai! Dobbiamo spostarci completamente. Ok, non toccarmi dentro. Ok, Lamborghini non passi, eh. Il cos'è? Il Lamborghini. No, sono tutti pieni a parte il Deus. Qui ho anche chiuso la copertura. Peccato perché con il adesso passa il treno, no, no, no. Non far niente. Fermati, fermati. Aia. È un piccolo imprevisto. Se usate il crossplay, non usatelo sulle mappe con la ferrovia. Ve lo consiglio. Ok, riprendiamo. Sta curva qua riusciranno a farla? Speriamo. Noi sì. Il più che mi preoccupa è il Lamborghini, ecco. Vabbè, l'aveva fatta anche prima il Lamborghini, più che altro sarà il Man. Vediamo. Lamborghini ce l'ha fatta. Infatti il man non ce la fa. Andiamo a sistemarlo, dai. Ma passo sempre io e si sistema da solo. Cos'è sta roba? Vabbè. Tra l'altro il video si sta allungando un po'. Ecco, appena ho registrato prima, poi sono andato a mangiare. Appena ho finito di mangiare ho visto che uno di voi mi aveva detto che preferiva, perché ho scritto un po' sulla pagina Facebook, cosa preferite vedere appunto oggi. E lui purtroppo mi ha detto la The Alps. Io sto registrando qua. Mi dispiace. Al massimo, non ti assicuro. No, domani non riesco. La The Alps. Domani sarà un test mode oppure la serie. Però tra qualche giorno, dai, la The Alps vi farò avere. Per
perché mi ha detto proprio un'oretta fa, io sono qua da un'ora e mezza a registrare, quindi avevo già iniziato ormai, mi dispiace. Prossima volta. Adesso vediamo un po' lì come se la cava. Ecco, solito bug che c'è solo l'operaio. Oh, è comparso il camion, il rimorchio. Ci mette un po' questo sto rimorchio più che altro. È molto realistico, ma fin troppo. Ecco, il piccolo bug era questo. Vedete? Sì, beh. E poi lo vedete qua dentro. Però già sono delle conversioni, quindi no, non potete pretendere che sono perfette. Ok, ho finito. Sei nel traffico, lo so, però aspetta. Aspettate un attimo. Fermiamo il percorso, lo portiamo di qua. Perché altrimenti ce li porta di nuovo su. Beh, dopo li dovremo portare. Però lasciamolo qua un attimo. Che qui non dà fastidio. Un po' controsenso il rimorchio con questo trattore. Perché uno è bello pulito, l'altro è tutto sporco. Se non mi sbaglio anche questo qua è molto realistico. Sì, esatto. E slitta pure, non c'è la neve. Dove vai, man? Dove vai? No, mi è venuto addosso il... scusate, Mac. Mi è venuto addosso il mana. Allora. E qui un piccolo problemino tecnico. Direi che... Ops. Ma guardate che bug. Vabbè. Direi che questo lo posso lasciare qua io. Lo lascio all'interno. Non so perché mi dà questi problemi. Guardate, guardate. Perché poi ho cambiato la grafica, ero a Weary Height, l'ho spostata ad Height. Perché altrimenti erano troppo bassi gli FPS, poi certa gente si è lamentata, quindi ho detto vabbè dai. Prevedo un video sui 30 minuti, perché siamo già 25 e più. Ok, questo è a posto. Mettiamoli tutti così. Allora, riesco a girare. Sì. Sì, perfetto. Lamborghini, non so voi, ma prevedo che lo terrò fino alla fine. Proprio il mio marchio preferito, come saprete. Tu perché non vai? Per il camion la curva è troppo stretta. Perché io mi ero basato... Ah no, va. Deve farla più piano. Io mi ero basato sui rimorchi. Ok, ti fermo qui. Vedete, sto qua molto veloce. Beh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel like. Intanto 411.389. Perfetto, prima era avevamo più orzo, invece abbiamo equilibrato un po'. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Come ho già detto, lasciate un bel like perché sono molto utili per vedere se seguite la serie. Commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ciao a tutti e alla prossima!